così, nel 1911 fu la legge istitutiva, nel 13 il regolamento, e si chiamava con questa parola bellissima liceo moderno, perché doveva essere una sorta di contraltare al liceo classico. Il liceo classico guardava al recupero del passato del paese, il liceo moderno doveva costruire il futuro industriale del paese. Ed era un liceo che, pensate, prevedeva, accanto alle materie scientifiche, oltre al latino, all'italiano, come nel liceo scientifico, il diritto, l'economia politica, la geografia politica, due lingue straniere obbligatorie. Questo era il liceo moderno, che poi fu cancellato dalla riforma Gentile, perché la riforma Gentile accorpò questo liceo, che effettivamente era moderno, con la sezione invece fisico-matematica degli istituti tecnici, e però non costruì in effetti qualcosa di nuovo, costruì un contenitore all'epoca che doveva essere un pelino sotto al liceo classico. E come fare per sottolineare che era un pelino sotto il liceo classico? Doveva durare 4 anni anziché 5 e non aprire a tutte le facoltà universitarie. Questo era, diciamo, stata la torsione gentiliana di quella che era stata viceversa un'idea importante al tempo di Giolitti. E così anche a Forlì naturalmente sorse questa esigenza. Il liceo lo volevano intitolare a Benito Mussolini, ma naturalmente per piaggeria, come usava allora, era il presidente del consiglio Mussolini, molto più intelligentemente dei suoi, diciamo, supporter locali, pensò invece di intitolarlo a quello che era stato l'eroe più puro della prima guerra mondiale della città, e cioè Fulcieri Paolucci De Calboli, e fece un'operazione molto importante anche dal punto di vista di immagine, perché all'epoca il culto dei caduti era uno degli elementi importanti della società locale. Tantissime persone non avevano più il babbo, non avevano più i fratelli, non avevano più i mariti, e ricordare quello che era stato l'eroe della prima guerra mondiale era anche un modo per rendere omaggio a una parte ferita e molto indelebilmente ferita della nostra città. E questo fu il primo tema. Poi era legato sicuramente al futuro. Non dimentichiamo che quando a Forlì nel 25 venne il ministro Costanzo Ciani a inaugurare la ferrovia, il cantiere della stazione ferroviaria, che è stata la prima opera pubblica del periodo post-bellico fatta, diciamo, per costruire la Forlì moderna, cioè quella, diciamo, che oggi chiamiamo del settore razionalista, del quartiere razionalista, chi chiamarono? I ragazzi del liceo scientifico. Furono chiamati loro a sfidare davanti al ministro, perché erano i portatori di questa idea nuova, moderna, in qualche modo. E bisogna dire che in questo liceo poi troviamo un sacco di nomi di donne. E perché di donne che facevano il liceo scientifico? Perché negli anni 30 le donne non potevano insegnare l'italiano, non potevano insegnare la storia e non potevano insegnare la filosofia. Oggi ce lo siamo dimenticati, ma in quella società maschilista queste materie, che erano considerate ideologiche e costitutive della natura del cittadino fascista, erano appannaggio degli uomini. Per cui alle donne restavano le materie scientifiche. E un sacco di donne si sono laureate poi in matematica, in chimica, come mia madre, che l'ha insegnata per tanti anni, come Gisella Pasqui, che è stata una delle prime a diplomarsi nel liceo e poi dopo a fare queste materie, e tantissime altre.